Il primo bersagliere della storia fu il sergente dei granatieri Giuseppe Vaira, che la Marmora presentò al re il 18 giugno del 1836, insieme alla proposizione per la formazione della prima compagnia di bersaglieri. Dice la leggenda che dopo averlo fatto vestire con l'uniforme da lui appositamente studiata, papà la Marmora avrebbe lanciato il cappello piumato al sergente Vaira, il quale, avendo le mani occupate, lo parò con la testa sulla quale il cappello rimase, piegato verso destra. Al tentativo del Vaira di raddrizzarlo, il fondatore lo bloccò dicendogli: «Lascialo così, da un'aria sbarazzina». E così il cappello, chiamato appunto Vaira, è da sempre piegato sul capo del bersagliere. Questa posizione della Vaira però ha avuto anche un altro scopo, e cioè quello di non far addormentare il bersagliere. In origine, infatti, questo cappello era in metallo leggero e, appoggiando sul sopracciglio in mezzo all'orecchio, procurava nel tempo un dolore quasi assillante. Difatti ancora oggi, pur non essendo in metallo, produce un fastidio simile. Il cappello aveva questa forma per impedire che sia il sole battente che la pioggia potessero infastidire il bersagliere nel prendere la mira. Il piumetto invece serviva per mimetizzarsi. Ascolteremo adesso un brano che si chiama Passano i bersaglieri. Quando i bersaglieri non vanno di corsa, il loro passo è comunque scandito da una marcia veloce che segna il loro passaggio e annuncia il loro arrivo. Questa marcia è stata composta proprio per segnare il passo veloce del bersagliere, che anche quando cammina è un avanzare veloce e sicuro. Pensate, 180 passi al minuto di corsa e 140 di marcia, a differenza degli altri corpi che ne fanno 130. Passano i bersaglieri. Ascolteremo adesso il brano La Ricciolina. Lo spunto per questa canzone venne al suo cuore da un fatto vero: l'amore tra una ragazza veneta ed un bersagliere. La storia è raccontata molto semplicemente con il tono di un canto popolare, come semplice la vicenda, simile a tante altre, dove l'amore trionfa sempre. Si tratta di 10 strofe cantate in alternanza al suono della fanfara. Il suo autore fu il maresciallo Bitonti, capo fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri. Questa canzone è senza dubbio la più famosa e la più cantata oggi dai bersaglieri in armi e in congedo, forse perché la ricciolina ricorda l'amore dei 20 anni. E chissà quanti bersaglieri ci sono qua in congedo che possono aiutarci a cantare la ricciolina. Capo fanfara.
ascolteremo adesso Bersaglieresca. Bersaglieresca. Un brano composto per l'Associazione Nazionale Bersaglieri, alla quale è stato poi donato, ed esalta il corpo dei bersaglieri. In questo caso il solista lo farà il maestro. Allora lo farà Rocco Spanò e il capo fanfara Giovanni Romeo.